Ma guarda, tu devi passare il treno mentre io sto qui che devo registrare. Ma ti rendi conto? Ma che caspita, non fate rumori. Ciao ragazzacci, io sono Mito125 e oggi siamo qui su Motovlog. Stavo per dire un'altra cosa, è molto difficile non dire quell'altra cosa. Siamo qui con la nostra BMW, non ho soldi per acquistare una nuova moto. Adesso vediamo di trovare dei soldi, dei fondi. Farò un doppio lavoro per comprarmi una nuova moto. Riscaldiamola, sono qui su questo lago salato che è molto carino. Oggi faremo, come avete capito dal titolo, voglio vedere se riesco di nuovo. Intanto posso infilarmi? Sì, mi ci infilo. Se riesco di nuovo a prendere la patente della moto. Quindi lo facciamo subito e lo facciamo insieme. Come faccio a farvelo vedere? Ho messo l'iPad sulla gamba, ve lo faccio vedere, via, ve lo attacco. E partiamo subito, partiamo con il quiz ministeriale numero 1. Il segnale raffigurato, vedete qua vado più piano perché devo leggere. Intanto leggo mentre faccio i test. La prima cosa che ti insegna la scuola guida è non usare il telefono in moto. Vabbè, non ti preoccupare, sì, fai finta di niente. Allora, il segnale raffigurato, c'ho anche il tempo, devo andare fortissimo, io spero che poi si riesca a leggere, magari se lo vedete su un monitor più grande si riesce sicuramente a leggere. Segnala l'opportunità di lampeggiare con i fari, ma dove, scusa, perché devo lampeggiare con i fari? Questo è il segnale, come si chiama, il segnale caduta massi, non lo so, quindi falso, vediamo questo qui, i pannelli raffigurati, stavo andando fuori strada per leggere. Ecco perché non si deve usare il tablet alla guida. Il segnale raffigurato, mettiamo la quarta, stiamo bassi. I pannelli raffigurati si possono trovare solo se il passaggio a livello è con barriere e semibarriere. No, non è vero, si trovano dovunque, questi indicano, quindi è falsa anche questa, non so se è giusta, magari sarà anche sbagliata, probabilmente non prenderò mai più la patente e lo rifaremo. Allora, il segnale raffigurato preavvisa un tratto di strada con visibilità limitata. No, non è visibilità limitata, questo è dosso. La presenza di dossi possono anche però considerarsi come strada con scarsa visibilità, ma no dai, no, non è possibile. Vediamo, intanto qui c'è la curva, sarà difficile ragazzi, perché comunque io sto guidando veramente, siamo nella realtà, chi dubita, sospettosi, non è vero, sono nella realtà. Il segnale raffigurato può indicare il proseguimento di un percorso, non ce la potrò mai fare, ho scelto proprio la strada più semplice del mondo perché così evito di fare danni. Un percorso riservato ai pedoni e ai ciclisti. È giusto, qua è il percorso pedonale ciclabile, quindi vero, mettiamo vero. Vediamo il prossimo segnale. Il divieto a tutti i veicoli, divieto di transito, vero, questo è un divieto di transito. Almeno io sto guidando e facendo sta cosa, penso che le sbaglierò tutte perché non riesco a farle tutte e due. Ragazzi, sto andando anche piano, 50 all'ora proprio per godermi il paesaggio. Però devo vedere se riuscirei oggi a prendere di nuovo la patente. Non mi venivano i verbi giusti, peraltro è a tempo, quindi devo un po' sbrigarmi, devo anche un po' camminare, insomma. Il segnale raffigurato indica che si incrocia una strada senso unico. No, indica che devi girare per forza a destra. Falso, non è senso unico. Ok, devo cercare di evitarmi. Comunque c'ho il tablet sulla gamba, quindi riesco a guidare e a leggere, non vi preoccupate ragazzi. Qua c'è un po' di curve da fare piano. La striscia bianca discontinua raffigurata permette l'occupazione momentanea della corsia apposta, dell'apposta corsia di marcia in senso di sorpasso. Sì, si può fare, è vero. Guarda questo che sto facendo. Guarda questi che mi passano a 20 all'ora. Non mi sorpassate, mi fate cadere, cicci. Ok. La segnaletica orizzontale, peraltro per alcune mi devo fermare. Se ci sono quelle con le incroci mi fermo perché devo gestirmele. Come faccio a gestirle così? Sto già impazzendo in questo modo. La segnaletica orizzontale raffigurata preavviso un incrocio tra due strade. Aspetta, non la vedo. No, PXL, sapete che PXL non ve lo ricordo proprio, non l'ho mai visto nemmeno nella realtà. Che è sto PXL? Adesso sulla moto non riesco a concentrarmi, quindi metto falso, magari saranno tutte sbagliate. Abbiamo 30 domande ragazzi, sarà difficilissime farle in queste condizioni. È possibile trovare una luce circolare gialla lampeggiante nei semafori per prescrivere di usare prudenza e diminuire la velocità. È possibile trovare luce circolare gialla lampeggiante? Eh sì, quando il semaforo non funziona, vero? Se è quella, eccolo, questa qui è la situazione che non volevo evitare, quindi mi devo un attimo fermare ragazzi,
Perché qui, ok, mettiamo la prima, fermiamoci un attimo. Tanto questa è la corsia dove mi posso fermare. Nella situazione raffigurata il veicolo H passa per secondo. Prima va C, poi va B e poi va H. Sì, no, passa per ultimo, falso. Anche se vengono autobus, che cos'è quello? Un autobus? Non riesco a leggere sulla mia gamba. Secondo me passa prima C perché C è la precedenza. Questo è un incrocio, però qui non ci sono, non è un incrocio, non ci sono segnaletiche per terra, quindi passa H. Sai che mi frega, perché questo qui non so qual è. Caspita! No, non vorrei che mi frega. Questo qui mi frega, perché secondo me è H che viene dalla strada secondaria. Non essendo ci metto vero, ma che me frega. Poi di nuovo un altro di questi. Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio raffigurato, i veicoli H, A e T passano per primo. È vero, vero, perché quello è il tram e basta, che non riesco se no ad andare con la moto. Ragazzi, non riesco ad andare, sì, e fate questi qua. Nell'attraversare l'incrocio raffigurato, il veicolo H alla destra libera. Il veicolo A, no H. Il veicolo, no, non ha la destra libera, c'è L, falso. Ok, possiamo riprendere il senso di marcia, ok. Ok, prima, seconda, terza, abbiamo perso un sacco di tempo con questi cosi. Nell'effettuare la svolta a sinistra si ha l'obbligo di disporsi a sinistra la linea continua. E no, che caspita è, non, no, falso. Cioè, ti metti più al centro ma non vai a sorpassare in quel modo. Ragazzi, è difficile, come ho fatto io a prendere la patente della moto? Ce l'ho tutte le patenti, vabbè, anche se non le uso. Il conducente del veicolo che viene sorpassato ha l'obbligo di portarsi al centro della carreggiata per evitare sorpassi in scia. Che cazzo è? Che viene sorpassato, falso, deve facilitare il sorpasso. Vedete qua, io comunque ve le sto giustificando anche le scelte che faccio. Devo solo cercare di andare un po' più forte perché sennò mi investono da dietro. Nell'eseguire la manovra di sorpasso in curva si deve sempre suonare il clacson. Ma falso, in curva non si sorpassa. La sosta è vietata nelle gallerie sotto i ponti, salvo diversa segnalazione. Se salvo vero, se c'è scritto che puoi fermare. Caspita, per cliccare stavo morendo male contro il palo. Ecco perché non si dovrebbe usare il tablet o il telefono alla guida, ragazzi. Una zona a traffico limitato è un'area nella quale è permesso solo il transito di ciclomotori e biciclette. No, falso, traffico limitato. Una ZTL intende lui? Zona traffico limitato, falso, falso. Caspita, ho dato anche un colpo al microfono sul casco, che ce l'ho montato sul casco. La fermata è vietata in corrispondenza e in prossimità degli incroci. Vero, devi rispettare 5 metri, devi rispettare. In caso di nebbia fitta è opportuno suonare insistentemente il clacson. Sì, così non piccazzo le persone. No, falso, che dici, non mi fa impazzire. Ci sto mettendo più tempo perché devo guidare, ma sono alcune domande, sono veramente stupidissime sono. In caso di nebbia fitta è opportuno procedere a velocità adeguata alla visibilità. Vero, sempre usare la prudenza. Quando ci sono le domande tipo prudenza, cose, sempre vero. Devi sempre usare la prudenza, secondo loro. Può essere causa di incidente affrontare una curva a velocità eccessiva. Vero, caspita, se vai a 2000 ti schianti. L'uso del casco è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote. Vero, è obbligatorio il casco. In Italia prima non era obbligatorio, poi è diventato obbligatorio da una certa data in poi. Il proprietario di un ciclomotore ha l'obbligo di effettuare la revisione periodica al proprio veicolo ad ogni nuova immatricolazione. Il proprietario al proprio veicolo, sì, se viene immatricolato, vero. No, se viene immatricolato però è già revisionato. Non lo so, questa qui forse l'ho sbagliata, ragazzi. Può darsi che non mi daranno la patente oggi e noi ne faremo un altro di questi test sulle moto. Io sto guidando le moto e non mi ricordo neanche più le cose, porca miseria. Circolando con pneumatici a pressione inferiore, porca miseria, sono andato fuori strada per leggere, a quella consigliata alla casa costruttrice è minore la stabilità del veicolo. A pressione inferiore, però la stabilità sì, perché comunque in curva, vero. Tu devi avere sempre la pressione che ti dicono loro. Mettiamo la quinta. Alla guida di un ciclomotore si deve assolutamente evitare di alzarsi in piedi durante la guida. No, falso. Puoi anche stare impennato, guida come vuoi, basta che guidi in sicurezza. A loro gli interessa la sicurezza. Guidando un ciclomotore è opportuno non indossare indumenti svolazzanti. Falso. Che caspita, posso andare pure col mantello di Batman? Sono cazzi miei, scusa come guido. Se non crea problemi alla guida, si può fare. Quindi cerchiamo qui di tenere un po' l'acceleratore. Impennare con il ciclomotore non comporta particolari pericoli. No, no, tu puoi impennare quanto vuoi, basta solo che poi non cadi. Sbagliato strada. Mamma mia, questa è la cosa che si fa, questo è il ritiro della patente. Falso. Comporta particolari. Non si deve impennare, ragazzi, in strada. Come sto facendo io, che sono in strada. E sto impennando come mi pare a me. Tanto la moto è mia, faccio quello che voglio io.
su tutte le strade è vietato usare l'avvisatore acustico. Falso, il clacson si può usare nelle situazioni in cui è necessario, strettamente necessario. Siamo alla penultima domanda, ragazzi, è stato difficilissimo, io vi ringrazio, non so quanti di voi hanno risposto come me, e perdonatemi se ho fatto qualche errore, ma lo vedremo subito, lo vedremo, non vi preoccupate. La responsabilità civile derivante dall'incidente stradale grava anche sul proprietario, anche se egli non è presente al momento dell'incidente. Allora, se lui non guida, sì, l'assicurazione della moto, vero, vero, anche se la presti all'amico, la responsabilità civile è tua e del proprietario, non del tuo amico. Dopo il cambio dell'olio del motore, l'olio esausto, quindi quello usato, deve essere consegnato alla ditta autorizzata. Questo è sempre vero, ragazzi, si fa mai... sì, ok, vediamo i risultati, ragazzi. Sono stato bocciato, hai fatto 5 errori, porca miseria. Allora, mi devo fermare da parte perché voglio vedere gli errori che ho fatto. Fammi vedere un po' gli errori che ho fatto. Fammi vedere, allora, fermiamoci qua, mettiamoci in folle. Allora, il segnale raffigurato previsto... Ah, invece era vero, sì, perché comunque tu... Ve l'ho detto, quello lì, il 3 non è errore, ragazzi. Il 3 è mezzo errore, non lo prendo come errore. E ti passano per primi. Ho risposto che era vero, invece era falso. L'11 non l'ho capita, ok, ho fatto un errore. Ad ogni nuova immatricolazione, ve l'ho detto, quella non era sicura. Infatti ho detto, era un po', era fuorviante. Sono queste le domande che vi bocciano, Alla guida di un ciclomotore si deve assolutamente evitare di alzarsi in piedi e... C'è scritto anche di non impennare, però dipende, se riesci a assolutamente evitare vuol dire che tu non puoi mai stare in piedi, ma se ti devi un attimo grattare la chiappa destra come fai? Io mi alzavo, lasciamo perdere, mi hanno bocciato, io guido una moto e mi hanno bocciato. Guidando un ciclomotore è opportuno non indossare indumenti svolazzanti, era vero. Beh, opportuno che vuol dire? Opportuno non vuol dire niente, scusami, opportuno ok, ma se mi svolazza, mi svolazza. Cioè, scusa, se mi svolazza, mi svolazza. Ragazzi, io non so se questo video con la doppia videocamera, sia sul mio casco che sul tablet, vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, vi ricordo di farmelo sapere sotto con un commento, di lasciare un pollice in su, e se vi è piaciuto questo motovlog, fatemelo capire in qualche modo, così ne porterò altri simili. E sto andando un po' fuori limite, aspetta, devo tirare perché mi hanno ritirato la patente, quindi devo per forza tirare un po' la moto per sgranchirmi le gambe. Spero che il video vi abbia fatto divertire, non so parlare. E niente, noi ci vediamo nel prossimo motovlog. Ciao!